l'evoluzione del provvedimento a suo avviso? Quali vantaggi porta? È davvero una spinta alla green economy questo provvedimento? Sì, devo dire in premessa che come Confederazione sicuramente valutiamo positivamente l'approvazione del provvedimento, un provvedimento che in effetti ha avuto una gestazione molto lunga, che in realtà è durata praticamente 2 anni, se non di più, e sicuramente ha il vantaggio di rappresentare un tentativo quantomeno di rilancio dei temi della sostenibilità e della green economy nella strategia di sviluppo del paese. Quindi sicuramente come obiettivi generali è un provvedimento che è assolutamente positivo. E certamente da solo non basta, noi lo reputiamo come un primo passo verso un percorso che auspicabilmente continuerà nel futuro. Sicuramente già ci sono nel provvedimento alcuni elementi positivi, uno è quello che citava prima del Green Public Procurement, ma anche gli incentivi per il mercato dei prodotti riciclati. Quindi qualche elemento positivo c'è. I 2 anni di lavorazione l'hanno fatto diventare un provvedimento che dentro ha un po' di tutto non perfettamente organico. Ci sono delle misure spot che vengono definite e io credo che questo è il momento per fare un passo ulteriore, partire dall'approvazione di questo provvedimento, dai risultati della conferenza di Parigi e da una serie di elementi positivi che sui temi della sostenibilità si sono visti nelle ultime settimane per avviare un nuovo percorso. Questo dal punto di vista della sostenibilità, però come è stato sottolineato anche dal relatore Alessandro Bratti, questa misura travalica le questioni ambientali e entra appunto nel merito dell'economia. In senso concreto, quali dovrebbero essere, visto che si tratta effettivamente, come diceva lei, di un disegno più che di una serie di provvedimenti concreti, quale dovrebbe essere, cioè è valido come indirizzo e concretamente quali sono i vantaggi che possono ottenere le imprese da queste impostazioni? Ma sì, come dicevo prima, a mio avviso una riconversione verde, tra virgolette, dell'economia avrebbe bisogno di un quadro più organico. Per cui sì, è vero che ritroviamo misure, quelle che riteniamo più importanti le ho citate prima, che riguardano appunto il sostegno al settore del riciclo, alla tutela del suolo, però sono misure spot. Quello che manca, a mio avviso, è una strategia organica che comprenda misure fiscali, misure anche di semplificazione, perché poi la semplificazione non è in contrasto con lo sviluppo di un'economia verde, quella che l'Europa chiama un'economia circolare, anzi è Certo. uno strumento che la può favorire. E quindi da questo punto di vista io credo che sicuramente c'è qualcosa è stato messo in campo, ma andrà fatto di più. E devo dire una cosa, nel provvedimento troviamo qualche risorsa stanziata per queste misure. D'altronde è un DDL che è collegato a una legge di stabilità, quella del 2014, però è sempre un provvedimento collegato a una legge di stabilità, quindi è il provvedimento più adatto anche per mettere in campo delle risorse. Sono risorse che sicuramente da sole non saranno sufficienti, però io ritengo che questo sia un segnale importante perché da tanto tempo noi non trovavamo nelle leggi di stabilità risorse stanziate per le misure ambientali. Quindi da questo punto di vista sicuramente è un segnale positivo. Un esempio può essere quello del credito d'imposta per le bonifiche dei siti contenenti amianto. Lei faceva riferimento alla necessità di un provvedimento più organico. Il rimando ad un provvedimento più organico è stato utilizzato nel corso del dibattito che ha accompagnato la gestazione lunga di questo disegno di legge. In particolare quando si è parlato di riforma dei consorzi obbligatori. Era una misura inserita originariamente nel testo, poi è stato rimandato a un provvedimento più organico. Questo provvedimento più organico del quale c'è bisogno, che in buona sostanza dovrebbe essere, immaginiamo, una revisione del testo unico ambientale, è quello che è stato chiamato il Green Act, del quale però non si parla più da marzo. È qualcosa del quale ci sarebbe bisogno di riprendere.
Ma assolutamente sì, il punto è effettivamente quello che lei ha sottolineato, serve un processo di riforma dell'attuale testo unico ambientale. Il decreto 152 ha avuto, nel momento in cui è stato introdotto in Italia, ha avuto il vantaggio di recepire alcuni principi fondamentali della politica comunitaria in materia, dalla gerarchia nella gestione dei rifiuti al principio generale di chi inquina paga, dei principi che sì troviamo nell'attuale normativa, ma che poi di fatto in concreto le misure operative contenute nel testo unico ambientale non sono riuscite a trasformare in maniera appunto sistematica. Per cui io credo che il provvedimento organico di revisione del testo unico ambientale dovrebbe avere proprio questo obiettivo, quello di trasformare in misure concrete i principi generali che già sono contenuti nella normativa ambientale di riferimento. Quello dei consorzi è un pezzo, tra l'altro anche le norme che erano contenute nella precedente versione del collegato ambientale in materia di consorzi in realtà affrontavano solo parzialmente e non sempre in maniera, devo dire, positiva dal nostro punto di vista l'argomento. Noi abbiamo nella gestione delle varie tipologie di rifiuti, un modello di applicazione di quello che viene chiamato il principio di responsabilità estesa del produttore è molto diverso da un settore all'altro. E in questi anni ci sono state esperienze molto positive che hanno consentito di raggiungere degli obiettivi importanti in termini di corretta gestione di questi rifiuti, e altri settori in cui le misure adottate hanno avuto risultati assolutamente insoddisfacenti. In questi giorni c'è stato il caso dei pneumatici fuori uso, ad esempio, che le nostre imprese non sapevano come smaltire. Quello è un caso di applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore che dimostra di avere delle grosse lacune. Per cui sì, anche quello è un tema da rivedere. Lo strumento potrebbe essere il Green Act, adesso c'è in discussione anche il nuovo pacchetto comunitario sull'economia circolare, per cui le occasioni le abbiamo per migliorare la normativa, bisogna semplicemente coglierle con una strategia chiara e definita. Considerato che ci è voluto un anno per vedere la luce di questo provvedimento, ci possiamo aspettare che nel 2016 questo Green Act trovi spazio oppure siamo troppo ottimisti? Ma io spero di sì, l'ho detto all'inizio, secondo me questo è il momento per affrontare seriamente i temi ambientali. Ripeto, abbiamo avuto diversi eventi quest'anno, l'ho detto prima, l'accordo di Parigi, ma anche l'enciclica del Papa sull'ambiente, che è stato un evento assolutamente innovativo, per cui è proprio il momento per cogliere l'occasione e mettersi a lavorare su questi temi.